Ecco, ma questi crolli, queste rovine, come si ottengono? Ci sono due sistemi. Questo che abbiamo visto adesso non è quasi un trucco, cioè è un trucco nel senso che altri tecnici, che non siamo noi, che sono quelli dei teatri di posa, i costruttori, hanno costruito questo tempio veramente in materiale leggerissimo, legno di balsa, cartone, le pietre enormi, vuote, eccetera, tutti messi uno sull'altro appena appena così, con borotalco, polvere di cemento, eccetera, che tirando una cosa, questa roba cadeva addosso. Quindi le dimensioni di questo era vero, questo era un tempio vero, costruito lì e messo lì. Poi ci sono altri sistemi, quelli dei modellini, che si fanno dei piccoli modellini, si girano a rallentì o a rallentatore, cioè andando invece che a 24 fotogrammi al secondo, lei sa che il cinema va a 24 ogni secondo, passano a 24 fotogrammi. Se noi giriamo a 120 fotogrammi, a 240 fotogrammi al secondo, abbiamo il movimento che oggi, anzi, c'è la mania dei film, nei finali di tutti i film, oggi vediamo l'attore che va a rallentì, no? E così. E girando così, allora si ha la proporzione, un modellino piccolo diventa una cosa normale, il fumo, le polveri diventano... Si può fare con dei modellini piccoli che crollano. Naturalmente al momento che si stacca, e qui esiste il montaggio, che è la più grande cosa del film, dove uno tagliando i pezzetti. Cioè il lavoro sulla pellicola, il lavoro sulla moviola finita, quando il modellino cade giù, il montaggio, si va in dettaglio su un signore che passa, gli cade in testa una pietra grossa così, che è di cartone leggerissima, il signore accusa il colpo, casca per terra, anche lui è uno specialista sono gli stand. Sono gli specialisti dell'accuso del colpo, perché una persona normale prende una cosa in testa e rimane lì, no, quello fa finta di prendere la colpa, rotola per terra, ed è un susseguirsi di montaggi e altri trucchi in fondo, perché in fondo il cinema è tutto un trucco, parliamoci chiaro, certo il film è realista come diceva lei prima. Certo, ma di questo parleremo con Angelucci. Allora, la nostra è una trasmissione di lusso oggi, perché per le nostre esemplificazioni possiamo chiedere la collaborazione della signora Monelli. Se avete bisogno di me. Signora, vuol fare una passeggiata in un tempio? Perché abbiamo lì, vede, in fondo allo studio, abbiamo organizzato anche... È uno studio immenso. È uno studio enorme. Poi credo che sia il più bel tempio che esista, quindi devo dire che vado con molta signora, gioia. Signora, si accomodi un momento. Scusate. Oh, ecco qui. Beh, certo, Bava aveva ragione, uno studio enorme, quello in cui stiamo lavorando in questo momento. Sono costruzioni proprio tipiche hollywoodiane, qui sono spesi miliardi, no? Beh, sì, c'è delle cose così. Guarda come è piccola la signora Monelli, Guardi la proporzione, guardi che tempo, guardi. Cos'è questa? Ma che sarà? Tempio di Vesta, cos'era? No, non lo so. Secondo me dovrebbe essere una via di Pompei Scavi. Ecco qui, e qui abbiamo svelato il trucco, in realtà non abbiamo fatto una costruzione hollywoodiana, si tratta di un modellino di Rambaldi, e come si è ottenuto questo risultato, Bava? Mettendo il modellino messo lì, la signora era dietro le colonne. A pochi metri dal modello. Era pochi metri. In questo caso c'era una lente negativa tra le due colonne, di modo che impicciolisse la signora e portasse il fuoco esattamente sul piano del modellino. E con questo sistema ed altri sistemi, poi si possono mettere migliaia di persone, centinaia di persone, in mezzo a modellini, fare panoramiche. Naturalmente quando si fanno i film storici non si può costruire una città, Roma, Atene, completamente, insomma il film costerebbe talmente tanto, quindi si deve fare... Per lo più, anzi, si fa ad altezza d'uomo, vero, e dove l'uomo non arriva, sopra si fa sempre il modellino, che si può fare o così, con questo dal vero, un piccolo modellino in gesso, con plastico, oppure con fotografie, oppure dipinto sul vetro, insomma ci sono vari sistemi. Vari sistemi. In televisione si usa un sistema che, se non sbaglio, mi scusino i colleghi tecnici che mi stanno ascoltando in questo momento, se non sbaglio si chiama chroma key, sì, che è un blue back del cinema, nel sì, cinema fondo si blu, chiama sì, sì. E queste tecniche moderne non hanno soppiantato l'uso dei modellini? No, perché sempre un modellino bisogna fare per metterlo sopra lì, cioè sul chroma key ci può mettere un modellino, una fotografia di un modellino, una cosa che lo proietta e viene dietro all'attore. Ecco, non si può ottenere lo stesso risultato con fotografie o con disegni? Anche si può ottenere, come dicevo prima, si può fare col modellino, anzi oggi quasi il modellino vero di gesso è quasi abolito, che è troppo complicato metterlo a posto. Cioè, con fotografie su un cristallo
oppure messe in blue back, oppure col chroma key. Cos'è il blue back? L'abbiamo citato. È il chroma key della televisione. Ecco, su forse non è blu, ancora del tutto chiaro. È molto lungo a spiegare anche quello, perché si gira l'attore su un fondo blu. Sì. Poi su un paesaggio girato dal vero, in stampa, questo dopo, c'è una macchina chiamata Truca, che sono degli specialisti bravissimi, perché si tratta di milionesimi di millimetro che le due immagini devono collimare, si fanno mascherini e contromascherini, di modo che poi l'attore viene fuori su questo paesaggio come se fosse vero. Ho capito. Ma se l'attore fosse vestito di blu? Diventerebbe trasparente. Diventerebbe quando sanno queste cose l'attore non deve... Infatti in un film che ho fatto, Il ladro di Baghdad, tanti anni fa, avevano fatto lo sbaglio di fare la cintura di Steve Reeves e blu. E si è dovuto rifare tutto perché l'attore appariva tagliato a metà. Sembrava tagliato e bucato. C'era Angelucci che voleva dire qualcosa. L'uomo invisibile. L'uomo invisibile è talmente complicato parlarne che è meglio non parlare. Perché lì si tratta veramente allora parliamo di ore a spiegare un trucco di quel tempo. Il blu back non c'era. Non c'era, ma lì era cache contro cache dipinti su fondi neri, le fasce che tiravano, è una cosa veramente da far drizzare i capelli. Guarda. Ecco, allora parliamo di un'altra cosa, di un altro effetto speciale che si vede molto di frequente nei film, e soprattutto nei film che sono in programmazione, come si diceva prima, in questo periodo in Italia. Le esplosioni, le grandi esplosioni, come avvengono queste esplosioni? Come le fate? Semplicissimo, perché lì sono veramente delle piccole esplosioni fatte su modellini in scala, dipende dalla grandezza che si vuol fare, più grande si fa e meglio è, più è vero l'effetto. Naturalmente per economia si possono fare grandi 3 metri, 4 metri, 10 metri. E poi c'è altri signori degli effetti speciali, che sono quelli che portano i botti, gli spari, i cosi, che per lo più poi fanno saltare un po' tutto per aria, perché loro sempre per la paura di mettere poca carica, alla fine una volta in un film mi ricordo che un teatro della De Laurentiis si è alzato il tetto e per poco cascava in testa a tutti. Che avevano esagerato. Che avevano esagerato, la carica non c'è pericolo, e poi alla fine, ecco, in questi casi qua, quei gas sono getti di gas, non è niente di pericoloso, che sono tutti getti, gas, tumoni. Questi sono alcuni momenti. Sono razzi, sono cose che sparano. Ecco, qui in queste cose alle volte il pericolo, infatti in alcuni film c'è scappato il morto purtroppo. Si mettono delle bombe sottoterra, ti segna il posto, ma nella fuga, nella cosa, qualche comparsa poveretta non si rende conto, ci va a cascare sopra e ugualmente esplode la cosa. Se anche non è bomba, è un petardo preso in faccia, è pericoloso. Ah, ci sono stati anche dei morti? Sì, c'è stato un film, che adesso non ricordo, è stato un film morto, poveretto, che proprio perché è andato a finire proprio su un petardo che scoppiava. Queste immagini si riferiscono a un film intitolato Il nostro agente Flint. Questi non sono trucchi che non sono trucchi di bava o trucchi, no, ma sono di, tutti, di rambaldi, guarda, però sono abbastanza sono tutti uguali, sono tutti fatti bene, fatti molto meglio, fatti con più soldi degli americani, ma alla fine siamo sempre, i principi sono sempre quelli, miniature, cose, un po' di qua, un po' di là. Sono bravi gli italiani, sappiamo che Bava è molto bravo, e anche Rambaldi. Ma siete apprezzati nel mondo per questo genere di attività o vi sono sì, altri operatori di altri paesi? Ci sono, guarda, i maestri di tutti sono stati francesi, da Méliès per primo, e poi abbiamo una scuola francese la quale ha insegnato a tutti con vari sistemi, il sistema Donning, il sistema di pittografie, sono stati centinaia di sistemi. Poi a un certo punto è passato al cinema americano, dove loro scientificamente all'americana fanno le cose con 200 persone, non so, per il trucco di Cecil DeMille lì per il traversare del Mar Rosso hanno fatto una strada fra serbatoi di acqua che teneva 180.000 ettolitri, roba insomma che a farla oggi costerebbe un miliardo solo quella costruzione lì per fare quest'acqua che scendeva giù. Beh, certo, lì è una specializzazione, qualche problema, di centinaia di persone, di è miliardi. È giusto domandarsi se è giusto, no? Sono miliardi spesi, preventivati prima. In Italia si spende anche, perché il trucco non è che si faccia con pochi soldi, alcune idee possono essere... Cristoforo Colombo, buon italiano, insegna, no? Mise l'uovo, e dopo tutti sembrava facile. Alle volte c'è un uovo, una trovatina, può venire un'idea, e dopo che la ne ha è tutto lì. Però arrivare a far stare l'uovo dritto... E questa è l'esplosione finale? Questo film. È un modellino, il tutto sempre girato col famoso rallentatore perché... Un modellino messo veramente nel mare? No, questa è piscina sicuramente. Sono piscine enormi, come anche qui l'abbiamo a Cinecittà, dove Fellini ha fatto quella scena di Amarcord col Rex, una piscina enorme.
Questo sarà un modellone, un modellino di... Questo è girato a ralentino? Naturalmente sarà già 200 fotogrammi al secondo, che le esplosioni vengono lente, altrimenti girando al normale farebbero così. Scusate signori se vi interrompo, ma noi non abbiamo iniziato questa nostra conversazione avendo qui in studio con noi Silvia Monelli, perché ho l'impressione che non ci sia più Silvia Monelli ma Paola Pitagora, o sbaglio? Abbiamo cambiato attrice strada facendo. Buonasera signora. Ecco, certo. È un altro dei preziosissimi trucchi dei nostri maestri qui, è una cosa eccezionale questa maschera di Paola. È veramente, niente, è Paola, mi fa impressione. Riusciamo a farla vedere meglio, signora Monelli, ecco, forse è così, effettivamente, questa è una maschera di Ramballi, no? Un po' di profilo anche. Il profilo è così, ma cos'è, un calco, no? È stato fatto un calco e riprodotta, cercando di riprodurla perfettamente. Eccezione degli occhi, sono una cosa impressionante, quella della visita. E a cosa servono, Ramballi, le... A fare un film con la Pitagora senza pagarla. A fare un film con la Pitagora senza pagarla. Lei nel suo laboratorio ne ha tante di queste maschere. Sì, no, a volte succede quando l'attore deve sottoporsi a una tale pericolosità dove si deve ricorrere a un manichino, un super manichino, anche elettrico. Altre volte è successo che un attore si avvicini alla prorata, non fanno più in tempo, prevedono di non far più in tempo di girare determinate scene, si preleva un calco dell'attore, nei pochi giorni che restano gli girano moltissimi primi piani, e poi il calco viene utilizzato, messo sopra a una controfigura fisicamente perfetta, e con questo sistema risolvono tutti i campi lunghi, le figure intere, eccetera. Ed ecco un altro trucco di Ramballi, un serpente, Questo come è fatto, Ramballi, questo qui? Questo di, è mosso di che da... è fatto? Di che sostanza è questo serpente? Il serpente è sempre di drammatizzare subito. Sì, è sempre un tipo di gomma, questa è speciale rispetto alle altre che usiamo. È una gomma che non fa grinze, che permette al serpente di snodarsi senza svelare il trucco. Lo stiamo svelando adesso. E c'ha una guida che va interrata. Tirando questa guida il serpente avanza e compie un certo tragitto che può essere, adesso abbiamo fatto un percorso di 1,5 metri, ma può essere anche 10-20 metri. C'è il suo collaboratore che aziona questo meccanismo a riduzione, questo meccanismo per cui il serpente viene portato in avanti. Ma ne avete fatti tanti di animali di questo tipo? Sì, è una delle vostre attività più... Beh, gli animali sono molto richiesti. No, gli animali, Non perché l'animale non faccia certe scene, cioè non possa far l'attore, ma perché l'animale, per il suo carattere, a volte il domatore lo predispone per fare certe azioni, però una volta portato nel teatro di posa, si vede in mezzo riflettori e molto altro personale, l'animale si blocca, non fa più niente. Questo costringerebbe una produzione a star ferma, ad aspettare che l'animale faccia per caso quella determinata azione. In questi giorni ha fatto un gatto, se non sbaglio, Ramballi. Sì, no? Abbiamo fatto un gatto orgoglioso. Meccanico, è riuscito abbastanza bene, ed è anche questo fare un'azione che il gatto vero non potrebbe mai realizzare. Bello, bello. Un coccodrillo di Ramballi. Sì. Impressionante. È fra le cose più belle del suo laboratorio, credo, questa, no? Beh, è una di quelle che ci ha fatto anche sudare, fra l'altro. Cos'ha, un motore elettrico? Sì, sono due motori elettrici. Uno per la deambulazione, la camminata, che può andare in terra e in acqua. In modo che quando la deambulazione finisce il punto di sostegno, interviene un'elica per farlo scorrere anche nell'acqua. Diventa una specie di motoscafo. Esatto, perché poi affiora tutta la linea dorsale. E poi c'è il colpo di coda, che è servito in certi modi. Certo. Forse non è il caso di dire in quali film è stato utilizzato anche recentemente questo coccodrillo, perché forse non farebbe un piacere ai realizzatori di questi film, chissà. Film che abbiamo girato in Africa in aprile, in un fiume africano, dove c'erano fra l'altro altri coccodrilli veri, e questo ha dovuto fare tutta un'azione di discesa nell'acqua con altri movimenti, nell'acqua fiorava, si
tornava sulla Terra, una cosa molto complessa, che logicamente... Senta, Rambaldi, questi mostri, cosa fa? Prima li disegna, no, no, noi abbiamo anche la possibilità di vedere qualcuno dei suoi... Nel caso di un coccodrillo, come di un altro mostro, cerchiamo di documentarci il più possibile. Per esempio, lei vede che la scomatura varia secondo le zone, eccetera, c'è un disegno ben preciso e ben definito. Perciò la documentazione iniziale è importante. Ecco, in questo momento stiamo vedendo il disegno di... Sì, questo però è un mostro fantastico, è un grande mostro che probabilmente non è mai esistito. Comunque imita un po' una formica gigante. Questo è il progetto iniziale al momento della discussione prima dell'inizio del film. E questa è la realizzazione che è abbastanza fedele al preventivato. Ah, questa è la realizzazione di quei disegni che abbiamo visto un istante fa, sì. Sempre in gomma anche questo? Beh, gomme, plastiche, metallo, varie. Che dimensioni aveva questo animale? 12 metri. Questo invece è il progetto del mostro del drago del Siegfriedo, che era interamente elettrico, doveva combattere poi col cavaliere, eccetera. Aveva un motore elettrico. Questo aveva 8 motori. Simile a quello che... Sì, 8 motori, no, molto più potenti, perché qua siamo in dimensioni molto maggiori. Ma comunque, quando un coccodrillo o un animale non richiede di dover andare, non so, tipo in Africa, dove c'è difficoltà di reperire la corrente elettrica, cerchiamo di non fare motori a batteria, ma ci attacchiamo direttamente al gruppo elettrogeno. Ok, insomma, vi fate in quattro per inventare queste cose che spaventano poi il pubblico. Ecco, questo è Il terrore nello spazio, un film di fantascienza dei più famosi. 13 anni fa, 63, cos'è? 12 anni fa. 12 anni fa, sì, questa è l'astronave che si avvicina al pianeta sconosciuto. Di cosa era fatta questa astronave? Era un piccolo modellino, però era molto complesso perché dentro c'erano luci che oscillavano, ecco, lì vede aria compressa che serviva a fare le nuvole di polvere, zampe che venivano fuori. Questo era un modellino? Questo era un modellino, piccolissimo. Questo era Barry Sullivan, questo era il segnale d'allarme rosso, caso che non si vede. Ecco qui il pianeta strano, il pianeta sconosciuto, l'astronave che atterra, un gran rumore, la nuvola di polvere. Questo come l'ha ottenuto, per esempio, questo atterraggio? Facendo, non si dovrebbe dire, ma qui lo posso dire, in una vaschetta. Perché non si dovrebbe dire, perché non per bisogna sminuire i trucchi. In ascolto. Non bisogna sminuire i trucchi. No, ma è importante sono i risultati. Ecco, importante il risultato. Questa era una vaschetta d'acqua dove lì dentro avveniva tutto, di modo che nell'acqua le polveri di biacca facevano piccole nuvole, eccetera, eccetera. L'importante era non far venire le bollicine sull'astronave, se no si scopriva tutto. Ma quant'era grande questa? Beh, sono stata 50 centimetri, non di più. Pensi che delusione che sta dando in questo momento a chi ha visto questo film? Ma era talmente complicata, talmente fatta bene che poteva... Se, peccato che non si... Anzi, la volevo portare, ma non si è più trovata, è sparita. Forse qualcuno l'avrà presa per farci regalare, giocare il proprio bambino, no? Lei mi raccontava... che questa astronave ad un certo punto si è rotta, no? È stato un giorno che è venuto dei tecnici cecoslovacchi a trovarci, no? Lì per vedere i trucchi d'Italia, guarda lei, ci hanno trovato tutti serissimi, tutti che masticavano e pensavano chissà cosa fanno questi italiani, mangiano sempre, invece stavamo tutti masticando gomma americana perché si era rotta una zampetta dell'astronave, era l'unico sistema per attaccarla lì per lì, l'abbiamo attaccata con la gomma americana. Con i potenti mezzi. Sì, con i potenti mezzi. Italiani. No, d'altra parte è stato il sistema più pratico, capito? Questo è il pianeta sconosciuto qui, ecco, questa è la rampa dell'astronave che scende. Questo è tutto girato in studio. Tutto in studio, i colori, peccato che non ci sono i cristalli della parete all'interno dell'astronave. Questo è un signore che è impazzito, che scappa fuori e per fortuna poi c'era l'aria respirabile. Questo è un film che è andato anche al Festival di Fantascienza di Trieste. Sì, adesso a Trieste l'abbiamo mandato. I caschi, prendiamo i caschi. Ecco, arriva giù, all'ascensore. E trova il coccodrillo di Rambaldi, no? No, il coccodrillo, no, che era un pianeta di fantasmi, quindi forse qualche fantasma di coccodrillo, ecco, questa è la nave del pianeta. Questo era tutto fatto, l'importante era, ecco, un grande aiuto in questi film è il ghiaccio secco, che fa questa nuvola bassa. Questa nuvola bassa. Più incenso, più fumi, più roccette, più cose sagome. Da un raschio.
fino alla gola, tremendo però. È un po' tossico. Vero? Una cosa... Poi queste sono sequenze che vanno viste nel contesto generale. Sì, però, sì. Vabbè, allora lasciamo questi eroi alla conclusione della loro avventura. Io direi che a questo punto si conclude anche la nostra conversazione. Una conversazione che forse alla fine avrà ottenuto il risultato di sdrammatizzare un po', rivelando qualcuno di questi trucchi, certe situazioni violente, no? Che qualche volta turbano i giovani, forse no, ma non credo, però sono tutti i bambini che vanno al cinema. Ma sono affascinanti lo stesso, mi piace credere. Comunque, quello che io vorrei, per finire, dire che il trucco cinematografico non è una stregoneria, un illusionismo, una cosa, anzi, è sempre fatto da tecniche raffinatissime, complicatissime, elettroniche, così, e ci vuole poi... l'amico Rambaldi me lo può dire, un certo buzzo, un certo geniaccio, poi una grande pazienza, grandissima pazienza, perché bisogna avere una pazienza tremenda, certosina, e più di tutto una grande esperienza, perché bisogna conoscere tutto, la tecnica, le ottiche, le cose, e allora con questo si può arrivare a fare dei trucchi anche con pochi mezzi. Molto bene, allora grazie a Silvia Monelli, a Gianfranco Angelucci, a Mario Bava, a Carlo Rambaldi. E a tutti, appuntamento alla prossima settimana.